Al via la stagione estiva 2012 di Idroscalo, che prevede un programma ricco di eventi di qualità. Sarà una stagione così bella, così ricca di attività, di occasioni di incontro e poi in una situazione ambientale talmente felice come quella dell'Idroscalo, che obiettivamente viene voglia di andare in vacanza, lasciatemelo dire. Ma vi è quest'angolo straordinario della provincia di Milano che è stato reso in questi anni, diciamo, adeguato a quelle che sono le attese dei milanesi. Tanti non andranno in vacanza, abbiamo pensato ai ragazzi, alle famiglie fondamentalmente, e vi è tutto un insieme di possibilità di utilizzare il tempo libero in modo intelligente. Per cui così siamo anche orgogliosi di un risultato che solo 3 anni fa sembrava irraggiungibile, francamente. Voi sapete che vi sarà la balneazione, ormai da un paio d'anni abbiamo riaperto la possibilità di nuotare con un gruppo dei nostri addetti al salvamento che con una convenzione con la Federazione Italiana Nuoto ci garantisce una qualità di possibile intervento di assoluto valore e tranquillità. Questo diventerà un grandissimo parco pubblico dedicato anche all'arte, perché verranno collocati nei prossimi mesi, ma già ci stiamo lavorando, molte opere di scultura dei principali scultori milanesi. E si sta proprio portando avanti qualcosa che sarà un godimento nel momento in cui, oltre che vivere nell'ambiente più bello, in un clima di relax, di vacanza, facendo attività motoria, hai anche la possibilità di gustare delle opere d'arte di assoluto valore internazionale. Il prossimo appuntamento è atteso per sabato 16 giugno, con la giornata di apertura della stagione. Dalle 16, la notte rosa dello sport. Prove gratuite di numerose attività sportive con l'assistenza di istruttori qualificati, tornei ed esibizioni di atleti. L'inaugurazione si concluderà con il concerto della Tequila Band e, dalle 22:30, con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sull'acqua. Sarà sabato prossimo una serata proprio tutta all'insegna dello sport e del divertimento. Per noi è sì un po' un'inaugurazione ufficiale, un po' per dire ai milanesi di ritornare in questo luogo di vacanze, e abbiamo scelto quest'anno una formula un po' speciale, quella della notte rosa dello sport. In questa notte ci saranno tantissimi eventi sportivi, 23 sport che si potranno praticare gratuitamente per tutte le persone normodotate, 15 per le persone con disabilità, quindi anche grande attenzione alle fasce più deboli, e poi lo spettacolo, i fuochi d'artificio, le canoe che di sera faranno un'esibizione con le fiaccole, e poi tanti tanti giochi per i più piccoli.